adesso, la mia anche, io vado al liceo artistico, non ci sono spazi, non ci sono materiali, l'istruzione diventa sempre peggio giorno per giorno, ma seriamente, e niente, l'invito allo Stato è quello di comunque migliorarci, di pensare a noi, perché siamo noi il futuro, siamo noi oggi, siamo noi il domani, e basta, tutto qua. Cioè, io la penso in questo modo, dunque, i posti di lavoro sono sempre quelli, però si allontana il periodo di pensionamento, è un po' un casino, perché se noi stiamo qui a farci il culo a studiare per anni, cioè io sono un cugino che ha 27 anni, ha appena fatto l'esame d'avvocato, cioè 27 anni, 20 anni sui libri così, più di 20 anni sui libri, alla fine per cosa? Per un posto che forse non si ha, che si potrebbe avere se si ha, e per le raccomandazioni. Io ho paura per questo, perché alla fine se passa qualcuno passa sempre il figlio del più forte, poche balle. Se avessi l'opportunità me ne andrei all'estero, che lì si riesce ancora forse a trovare un lavoro. Cioè, il mio invito a tutti gli studenti è quello di dire quello che si pensa in tutto e per tutto, quindi scendere in strada a manifestare. Se poi si ottengono risultati, ben venga, in caso contrario comunque tu hai detto la tua, è una cosa di cui andare fiero.